33, raffreddore, tosse, difficoltà spesso a respirare, sono i sintomi delle cosiddette parainfluenze, non la vera e propria influenza. Colpiscono soprattutto i bambini e gli anziani. Questo bimbo zampetta vivace anche con la febbre. Qualche linea basta normalmente ad agitare molte mamme, ma non è proprio il caso. Il genitore deve preoccuparsi se la febbre è alta e ci sono altri sintomi d'allarme come una tosse insistente, vomito, diarrea o quant'altro, oppure quando questa febbre piuttosto alta, diciamo sopra il 39, dura oltre i 3 giorni, 4. In questi casi il pediatra può somministrare degli antipiretici, altrimenti la febbre va lasciata decorrere tranquillamente, stando attenti piuttosto al comportamento del bambino. Quello che è importante è che il bambino, quando la febbre non è alta, sia vivace. Il fatto che non abbia appetito non ha nessuna importanza, anzi se perde, diciamo, mezzo chilo non succede niente, perché quel mezzo chilo è quasi tutto costituito da acqua. Lasciate che il bambino faccia vita casalinga e non stravolgete troppo le sue abitudini. In caso di febbre il bagnetto si può fare? Dunque, se intendiamo il bagnetto di pulizia, senz'altro sì. Con qualsiasi febbre non c'è nessun problema. Il bagno per abbassare la temperatura è del tutto inutile e fastidioso per il bambino. Non allarmatevi se la febbre, soprattutto sotto i 6 anni, dovesse provocare convulsioni. Sono fenomeni transitori destinati a scomparire con la crescita. Infine, se volete accelerare la loro guarigione, non coprite troppo i bambini. Quando la febbre sale, quando il bambino ha il brivido, allora mettere addosso al bambino una coperta, perché in quel momento il bambino chiede di aumentare la sua temperatura corporea. Ma quando la temperatura è alta, si è stabilizzata, o quando è stato somministrato l'antipiretico la temperatura scende, allora il bambino va spogliato, perché bisogna favorire la perdita di calore.